qui si lavora, ragazzi, perché il materiale è tanto, i clown sono tanti in this embassy world. Insomma, stavo su Facebook. Cazzi mia, tranquillamente. Tutto ad un tratto vedo un video di questo clown qua. Sentiamo. Sono loro i veri untori di questa caccia di influenza potenziata ad arte. Influenza potenziata. E lì scatta l'allarme, no? Perché io so che ogni opposizione controllata non dice mai che non si possono trasmettere, pecorella. Sentiamo questa storiella che ci racconta adesso. Oggi mi ha telefonato un padre che per andare a vedere suo figlio giocare a calcio deve farsi il Green Pass e stare nello stadio, all'aperto. Lui e la moglie non lo fanno e quelli dello stadio ogni volta chiamano i carabinieri. E si sono già presi quattro verbali in due da 280 euro, ma non cedono. Lui ha chiamato me perché si ricorda dei miei video di quando chiedevo unione e protezione fra discriminati. Mi ha detto che sono soli e che addirittura li hanno minacciati di non far giocare il figlio la domenica per evitare i soliti disguidi con le forze dell'ordine. Il ragazzino ha meno di 12 anni e non è obbligato a lasciar passare, ma comunque i genitori danno fastidio. Questo è inaccettabile, pecorella. Pecorella, come dicevo all'amico su Facebook che aveva postato questo video, io mi ricordavo non molto tempo fa, quando ero piccolo, che non avevamo bisogno di che qualcuno ci desse un campo e un pallone. Giocavamo sotto casa senza le pretese di diventare Totti un domani, diciamo, no? Sempre detto di considerare la possibilità che i pazienti asintomatici potessero trasmettere l'infezione. Ci hanno dato dei bugiardi e dei malinformati. Abbiamo sempre sostenuto che l'isolamento delle persone. No, no, attenzione. La chicca qua dell'opposizione controllata che ti dice, da una parte ti dice che ma noi abbiamo sempre detto gli asintomatici potrebbero trasmettere il virus, ma non ci hanno ascoltato. Quindi capite come vendono la gabbia? Perché se tu ammetti che il virus lo può avere chiunque, anche se non c'è un cazzo, sta bene, stai dando il permesso a chi ci sta inculando adesso di continuare ad incularci. Pecorella, sentiamo. Provenienti dalla Cina fosse l'unico modo E di efficace per cazzate. evitare il diffondersi del virus in Italia. Ci hanno detto che eravamo allarmisti e fa. Allarmisti, guarda come gira la cosa, come si. Ma che cazzo? E ci sono coglioni che lo seguono, questo cazzo. Facciolevisti. Ora spero che sia evidente che in entrambi i casi avevamo ragione. Era facile avere ragione, perché bastava leggere i valori scientifici e le notizie affidabili. Ora mi rivolgo a Conte. Giuseppi, che fa? La pianta di pensare a come fa stare in vita un governo già morto? Wow, che Inizia a duro. pensare un po' alla nostra vita, finché siamo vivi? Finché siamo vivi, perché poi il virus ci potrebbe uccidere. Mamma mia, quanto sei da pecore. Se la bolla scoppierà, lei, il Annacci. suo governo, sarete tutti responsabili. Responsabile di averci infettato, capito? Lui crede nel virus ed è ribelle lui, eh. Annacci, Io pecorella. vi do un consiglio. Lasciate a posto chi può aiutarci finché siete in tempo. In quarantena tutti gli ingressi dalla Cina, anche i voli indiretti e naturalmente anche dall'Africa. Ma non quarantena volontaria, è lo Stato che deve occuparsi della quarantena. E se sarà il caso, isoleremo il paese. Siamo l'Italia, abbiamo
Abbiamo tutto quello che ci serve per poterlo fare, tranne un governo con palle e coraggio per farlo. Cioè, capito, Pecorella, lui dice che lo Stato deve mettere la gente in quarantena forzatamente. E questa opposizione, a Pecore, ha un cappello che mette sempre dove ci sono le iniziali del suo nome. La mia gente con questo tipo di ego mi fa venire i brividi, diciamo, che scrive magari il proprio nome sul cappello, come fanno i ricconi di solito. Lui dice addio al Movimento 5 Stelle. Nella sua bella villa qua con piante, e lui col petto nudo così, col suo ego, e il pelo l'ha tolto, fa anche la ceretta lui, e la pecora non vede purtroppo. Qui adesso sentiamo cosa dice a Di Maio. Ciao, buongiorno. Forza Luigi Di Maio, noi ci fidiamo del tuo operato, non abbiamo votato perché tu divenga Presidente del Consiglio. Noi siamo 11 milioni e 500 mila persone che credono in quello che stai facendo, perché sappiamo che ti stai muovendo bene. Forza Luigi. Abbiamo sempre detto di considerare la possibilità... Shut the fuck up, clown. Un solo movimento, un solo programma, un solo leader. One Führer. One World Order. Hashtag Movimento 5 Stelle è sempre il nemico pubblico numero uno. Pochi anni fa lui vendeva i mostri del 5 Stelle. E qui dà la mano a Di Maio, lui, questo qua, Pecorella, capra. Per questo motivo io domenica voto 5 Stelle. Eccolo qua, Pecorella mia. Continuare per cambiare. Movimento 5 Stelle europee. Pecora. Russoville senza Dio. Mo, adesso vi mento. Qui voto con Salvini, il tuo eroe, Pecorella. Lui è libero, questo è schiavo che usa la maschera. Qui retweeta questo post di qualcuno che aveva scritto: per voi e per questo paese sono disposto a dare anche la vita, se necessario, Matteo Salvini. E infatti l'ha dato la vita facendosi il vaccino due volte. Bene, e anche la terza adesso, perché ci sarà la terza, quindi svegliamoci. Italiani, popolo di destra, orgoglioso di avere un politico come Salvini che mi rappresenta, grazie capitano. E voi vedete e condividete i video di questo clown. Questo tweet non era il suo, però lui l'ha condiviso. Eccolo qua. Qui c'è, dietro c'è Salvini. E fra i retweet, bye Riccardone, e anche Voters Italia, che è il suo gruppo. Ora vediamo una sua foto con la Meloni, anche lei vaccinata, ricordiamo, Pecorella. Non appoggeremo mai, ma il Movimento 5 Stelle è cambiato adesso, ma vuole una nuova trappola della pecora. Chiediamo a lei, ecco, lei ci salverà. Che mostra più coraggio di... Mostra. Ma poi si fa il vaccino, Pecorella, la stupidella, di unirci alle piazze, così facciamo cacciare, e così ci inculano ancora di più, facciamo i bambini, così l'adulto ci salverà, no? Perché se tu fai il bambino così... E tiri le uova, guarda che cazzo ha fatto qua. Ha raccolto i mongoloidi, i coglioni, nei social, su Twitter, dicendo andiamo perché Toti andrà qua, andiamo a tirargli le uova, no? E guarda, sono andati a tirare le uova i coglioni. Una volta che tu, la gente associa Novax con terroristi, gente che fa casino così, hanno la scusa perfetta per incularci, Pecorella. Non cascarci, che queste sono trappole, Pecorella di merda. Detto questo, anch'io sono cascato in trappole nella mia vita. Però ecco, una volta che ci casco, faccio... Ah, attenzione, oh, c'è una buca lì. Non ci casca. E questo sto facendo io. E questi qua servono per riacchiappare le pecorelle un po' incazzatelle. E qua dice Voters Italia, come se non fosse chiaro che votare non serve a un cazzo. Vogliamo votare, c'è scritto qua. Riccardo Fortin. Qui ha condiviso il massone che ho fatto vedere in un altro video, che fa l'antisistema. Questo qua. Mi chiamo Riccardo Massimo Antonio. A un mio segnale, scatenate l'inferno. Scatenare l'inferno, così quando fai il bambino c'è qualcuno poi che si prende cura di te. Quando i coglioni fanno...
a protestare invece di piana, cazzo de pezzo de terra, e comincia a zappare la terra per fata magna, così non devi andare col Green Pass al supermercato, coglione. Che fai? Vai e sei questi coglioni che ti dicono di andare a tirare le ova al centro, così poi c'hanno la scusa perfetta per incularci e metterci in campi di concentramento. Zombie, zombie, muovi il culo, trova un pezzo di terra e comincia a zappare. Tu cazzo di galline, c'hai le ova tutti i giorni, coglione, non hai da fare il bambino, vai, fatti una serra e c'hai l'insalata tutto l'anno, coglione, sveglia zombie, non fare il bambino, che poi te s'anculano.